c'era già Rizzo che faceva lezioni, venivano a seguire i suoi corsi anche studenti che non erano di altri corsi, solo per sentire le lezioni di Gian Rizzo che insegnava storia moderna. È un personaggio della cultura catanese dei nostri giorni, ha lasciato un'eredità importantissima che adesso vediamo anche attraverso le immagini. Giuseppe Giarrizzo era uno studioso, uno storico dai larghi interessi. Lui voleva, ricercava il contatto con il grande pubblico, un contatto con il grande pubblico che ha cercato attraverso un quotidiano, attraverso degli editoriali, con una cadenza settimanale. Dei temi sull'etica e sulla morale di questo paese penso che hanno scosso molte coscienze. Prova a ridare al Mezzogiorno il suo spessore con presenza di campagna, certo, ma anche di città. Direi che di Giarrizzo meridionalista sia piuttosto sbagliato parlare, meglio parlare di Giarrizzo studioso del Mezzogiorno e grande sostenitore della causa del Mezzogiorno. Lo studio del passato serviva a capire meglio i problemi in cui si trovava a vivere. E questo studio del passato veniva illuminato dalle domande che poneva il presente. E sono uscita da quella stanza con un'emozione, con una voglia di continuare gli studi, proprio perché Giuseppe Gerrizzo mi aveva ascoltato. Mettiamo, ha investito la sua vita personale, o questa parte del Mezzogiorno che era la Sicilia che gli interessava di più. Il problema fondamentale di questa città è la insufficiente consapevolezza del proprio valore. Beh, bellissimo direi, è vero professore, Siamo queste ultime estremamente parole e anche questo slogan, se così possiamo chiamarlo. contenti di questo lavoro fatto dall'Accademia delle Belle Arti e dalla Scuola di Cinema, quindi dai nostri allievi seguiti dai nostri docenti che hanno lavorato a questo progetto. Il primo prodotto della Scuola di Cinema dedicato a Giuseppe Giarrizzo, forse uno degli intellettuali più importanti di questa E città. domani ci sarà un evento su questo, vero? L'evento è stasera. Stasera saremo Stasera. al Teatro Massimo Bellini, la presenteremo alla città, presenteremo questo docufilm. Sarà l'occasione, è all'interno dell'Assemblea degli Storici d'Età Moderna. Quest'anno si riuniscono qui a Catania, anche questo è un omaggio a Gerrizzo perché si apriranno i lavori questo pomeriggio con una tavola rotonda sulla sua ultima opera, La storiografia della Nuova Italia, e poi stasera al Teatro Massimo Bellini. Gli storici moderni, la città, il pubblico. C'è stata una grande richiesta all'Accademia delle Belle Arti, quindi ci sarà il teatro a disposizione di chi vorrà, si è prenotato e vorrà essere presente per vedere un attimo quanto Giarrizzo ha ancora da dire alle generazioni più giovani e non solo. Giusto. Professore, perché abbiamo visto poco fa, tra i numerosi interventi di esperti e studiosi, anche la stanza del professor Giarrizzo con la sedia vuota? E perché è il luogo, in questo momento quella stanza è la sede della Fondazione Giuseppe Maria Giarrizzo, ma in realtà quella stanza è fortemente evocativa perché in quella stanza oltre dal 93 in poi, perché il monastero dei Benedettini prima appunto era Palazzo Centrale, la stanza di Giarrizzo, poi dal monastero dei Benedettini quella stanza, un'altra che era la presidenza, è stato uno storico preside della facoltà, quella stanza era il luogo in cui lui riceveva gli studenti, gli amici, i colleghi, chiunque volesse discutere con lui e poi discuteva perché amava discutere e discutere a più livelli, quindi da quella stanza partivano gli articoli poi che mandava in giro con la Sicilia, con questo giornale per 40 anni, ma anche voglio dire i suoi puntuali interventi nella scena della contemporaneità. Giarrizzo si interessava all'istoria moderna, ma era un uomo che viveva profondamente immerso nel suo tempo. E stamattina, Michele, ti chiedo scusa, proprio sulla Sicilia, visto che ha collaborato per tanti anni il professore Giarrizzo con la Sicilia, c'è una bellissima pagina dedicata, la possiamo anche vedere così Vediamola, la certo. scorriamo insieme, e leggiamo chat sulla storia di Catania, la sintesi, il suo pensiero sul Mezzogiorno è di grande attualità. E La poi dice film. stasera. Stasera al Teatro Bellini si presenta il docufilm Il Sud non ha bisogno di lacrime, dedicato allo studioso, il primo prodotto, come diceva la professoressa, del corso di cinema dell'Accademia di Belle Arti. Ed è straordinaria anche questa considerazione con cui abbiamo concluso il filmato noi, che poi vedranno anche stasera, perché
Il problema nostro è quello di non essere consapevoli del valore della nostra terra, è così? Questo sì, questo è assolutamente il Giorrizzo, è stato detto nel trailer, queste immagini sono state sapientemente ovviamente costruite, è stato detto quello che poi è il senso, era un fautore del mezzogiorno, non del meridionalismo. Il Sud non ha bisogno di assistenza, il Sud ha le capacità, le forze per poter avviare delle azioni di sviluppo, delle azioni reali di progresso e di sviluppo, trovando in qualche modo delle politiche, una visione culturale e politica che forse in qualche caso è mancata. È un problema di classi dirigenti, sicuramente, è un problema di retorica sul Sud, sicuramente. Allora, far conoscere questo pensiero a giovani e anche, voglio dire, riportare al centro di questa, attraverso Giorrizzo, al centro del dibattito alto di questi luoghi, di questo mezzogiorno, un diverso modo di intendere, di viverlo, forse è importante. Anche in epoca di autonomia differenziata. Soprattutto in epoca, perché corriamo un grossissimo pericolo. Da una parte abbiamo giovani che se ne vanno, dall'altra parte abbiamo delle politiche che portano questo Sud, in qualche modo aumentano il divario con altre regioni. Dall'altra parte noi abbiamo delle condizioni eccezionali, siamo geopoliticamente al centro di un Mediterraneo, di traffici che vanno, il Mediterraneo ancora ha il 20% dei traffici mondiali, quindi al di là della globalizzazione siamo all'interno di processi di un Mediterraneo centrale, siamo all'interno di un sistema di relazioni infrastrutturali determinante. La Sicilia è un patrimonio artistico e culturale fondamentale. Abbiamo parlato di tutti i big che vengono in Sicilia, magari ci rimangono, investono, eccetera. Esatto, quindi questo, cioè dobbiamo lavorare, per chi fa il mio lavoro bisogna lavorare nella formazione, nel costruire competenze, nel costruire professionalità. Il professor Giorrizzo è stato anche, ha contribuito in modo determinante insieme all'architetto De Carlo, al progetto di recupero del monastero dei Benedettini qua a Catania. E anche quello è una testimonianza di una visione politica solitamente assente, è un'operazione faraonica, quel monastero è culturale, fondamentale. Abbiamo parlato di tutti i big che vengono in Sicilia, magari ci rimangono, investono, eccetera. Esatto, quindi questo, cioè dobbiamo lavorare, per chi fa il mio lavoro bisogna lavorare nella formazione, nel costruire competenze, nel costruire professionalità. Il professor Giorrizzo è stato anche, ha contribuito in modo determinante insieme all'architetto De Carlo al progetto di recupero del monastero dei Benedettini qua a Catania. E anche quello è una testimonianza di una visione politica solitamente assente, è un'operazione faraonica. Quel monastero era inizialmente diviso in scuole, in caserme, quindi bisognava ricomporre il bene, rifunzionalizzarlo, tenendo da una parte la visione che un bene deve essere destinato a una funzione, quindi non museificato e reso quindi sottratto alla comunità, dall'altra parte però curare quello che era la tutela di un bene che ovviamente ci invidiano un po' da tutta Europa, è la sede universitaria più bella forse sicuramente, certo, in Italia, certo. E lo ha fatto restituendo ad un quartiere ovviamente, perché il centro storico è contiguo con quartieri che sono meno fortunati, e restituendo a quel quartiere una forma alta di legalità, di modo, perché la cultura poi non è altro che portare la legalità e portare un'idea di legalità all'interno di un territorio. Straordinaria questa visione, bellissima, perché mi evoca cose che negli anni avevo orecchiato, diciamo, da studente universitario. Professoressa, possiamo parlare di un'eredità del professor Giorrizzo? Naturalmente lei è la prima esponente di questo movimento. C'è un'eredità che è un'eredità che vorrei dire, utilizzando un termine di Giorrizzo, meticciata. Perché? Come? Lui amava moltissimo, perché il suo maestro era Santo Mazzarino, lui Santo Mazzarino amava i popoli minori dell'impero romano, amava quindi questo meticciato dell'impero romano che riteneva una ricchezza. E questo, quando utilizzo questo termine, voglio dire che il messaggio di Giorrizzo, che è un'eredità ovviamente di pensiero che i suoi allievi poi in maniera diversa hanno elaborato, diventa anche una maniera di contaminare le altre realtà. L'Accademia delle Belle Arti, che ovviamente forma, è un'accademia importante, la quarta in Italia, è di altissimo profilo, attraverso il mondo dell'arte, del cinema, della fotografia, tutti i settori hanno collaborato, e i suoi ragazzi non solo hanno conosciuto un modo di fare cinema, hanno conosciuto un pensiero, si sono loro stessi innamorati in questi mesi di lavoro della figura di Giorrizzo, e sono diventati quell'esempio di circolazione culturale tra istituzioni
che a volte, anche in questo caso, è più sulla carta che nei fatti. Bellissimo. Allora, l'appuntamento, professoressa, è questa sera al Teatro Massimo Bellini con il primo docufilm realizzato dagli allievi e dai docenti del corso di cinema. Il titolo è Il Sud non ha bisogno di lacrime. Grazie alla professoressa Lina Scalisi per essere stata con noi. Adesso ci guardiamo il promo del nostro bellissimo programma.